E voglio che andate a casa questa sera con questa frase in mente, che la libertà finanziaria ha un costo. Infatti, attraverso le criptovalute avrete il controllo totale delle vostre risorse, ma il prezzo da pagare è che allo stesso tempo siete responsabili della vostra sicurezza. Quindi io questa sera cercherò di illustrarvi, come ha già fatto comunque Steve Chain prima, i vari modi con cui degli hacker possono possessare delle vostre criptovalute, ma allo stesso tempo cercherò di spiegarvi come potete difendervi da questi attacchi informatici. Innanzitutto faccio un breve recap di quello che abbiamo parlato prima. Ci sono due soluzioni principali per depositare ed inviare transazioni di Bitcoin e altre criptovalute. Una è lo storage e una è il cold storage. La differenza è che la prima sono dei device collegati ad internet e quindi attaccabili dall'esterno, mentre la seconda sono dei device che sono completamente scollegati da internet. Appunto, il più famoso, quello più utilizzato, penso, è il software wallet, però installato su un ambiente come Windows, però connesso ad internet. E ha diversi problemi di sicurezza, innanzitutto perché il vostro computer può essere infettato da virus, malware e ransomware. C'è la possibilità di danneggiare e rompere l'hard disk e la possibilità di perdere il backup dei dati. Ripeto, sono cose già dette, faccio un breve riassunto. Online wallet o exchange, Coinbase, Poloniex, Bittrex, li conosciamo tutti. Ci sono più di 400 exchange wallet online. Il problema è che, appunto, le chiavi private non sono in vostro possesso. C'è la centralizzazione dei dati che va contro un po' l'intero ecosistema delle criptovalute di blockchain. E c'è un possibile sniff dei dati. Con sniff intendo dire che quando voi accedete ad un sito web come Coinbase, non è che gestite le vostre criptovalute localmente, però inviate delle richieste a dei server. Se in mezzo a voi e da questo server c'è qualcuno in grado di intercettare i vostri dati, tutti i vostri dati sono a rischio. E dopo parlerò meglio di questo. Stessa cosa gli hardware wallet, certo sono molto più sicuri rispetto agli altri wallet presenti sul mercato, però anche questi hanno diversi problemi di sicurezza. Qua mostro appunto un attacco a Trezor in cui si è riusciti a estrapolare il seed, che è questo qui, con il PIN e si è riusciti a inserire una label, giusto per far vedere appunto che si è riusciti a manomettere l'hardware wallet. Qua sotto invece mostro i due device più famosi, che appunto sono il Ledger Nano S e il Trezor Wallet, che sono aperti. Tutti i dispositivi sono vulnerabili. Quindi gli hardware wallet possono essere manomessi sia lato hardware che lato software dal produttore oppure durante il transito. E mi ricollego alla domanda del signore di prima. Non so, forse hai letto dal mio articolo, immaginavo. Certo, è molto meglio fidarsi del produttore originale. Io personalmente mi fiderei di Amazon, però allo stesso tempo non lo farei. Il costo è uguale, quindi ti consiglio vivamente di affidarti al produttore originale. Inoltre, per accedere ed usufruire di questi hardware wallet, solitamente si utilizzano delle estensioni collegate a Chrome o collegate a Firefox, e ci sono in giro un sacco di estensioni fasulle e possono anche queste essere utilizzate per impossessarvi dei vostri dati, chiavi private, seed, eccetera. Inoltre, ultima cosa, non meno importante, è possibile che qualcuno si impossessi del vostro hardware wallet. E non è proprio vero che una volta impossessatosi del vostro hardware wallet non è in grado di accedere ai vostri dati e ai vostri bitcoin. Infatti questo è un esempio di come un utente circa un paio di mesi fa è riuscito tramite un oscilloscopio a estrapolare la chiave privata di un Trezor. Questo semplicemente sfruttando l'oscilloscopio delle resistenze è stato in grado di trasformare i segnali elettrici del Trezor in dati e quindi è riuscito ad estrapolare la chiave privata. Fortunatamente è già stato fissato questa vulnerabilità, però questo mi fa vedere come è possibile di tutto ormai al mondo d'oggi. Ci sono tante di quelle persone che hanno un'esperienza enorme nell'ambito dell'hacking, del pentesting, e riescono a fare cose inimmaginabili. Paper wallet, probabilmente molti lo considerano la tipologia di wallet più sicura. Anche questa però ha scusate, mi scusa il termine, ci sono diversi modi, diciamo, per entrare in possesso dei dati. Innanzitutto, ricapitoliamo,
tutto il discorso di virus e malware presenti sui vostri computer, ad esempio un keylogger, o ad esempio un RAT, che è un Remote Administration Tool, o una serie di virus che possono comunque vedere cosa fate in tempo reale e impossessarvi dei vostri dati. Inoltre, i dati rimangono in cache, sia nel browser, sia nel computer, sia nella stampante, se decidete di stampare un hard wallet. Inoltre, i generatori utilizzano JavaScript, nella maggior parte dei casi, per generare questi hardware wallet, e c'è la possibilità che i dati rimangano nel server. Quindi, ora detto tutto questo, potrei dire ok, siamo tutti fottuti, cosa facciamo adesso? Non possiamo più usare i nostri bitcoin, se no... Come difendersi? Innanzitutto, il primo passo sarebbe quello di aggiungere più livelli di sicurezza. In questo caso ho praticamente ho mostrato che questa è comunque un'immagine che non ho creato io, ma che ho trovato online e dopo comunque citerò. In questo caso viene utilizzato Tails, che è una distro live di Linux, in cui tutti i dati non risiedono nell'hard disk ma passano via RAM. Ovvero ogni volta che il computer si spegne e che l'energia non c'è più, tutto viene eliminato. E questo permette un ulteriore livello di privacy. KeePass, in questo caso consiglierei comunque KeePass X, che è una versione open source di KeePass, per semplificare, che vi permette di generare delle password casuali, realmente casuali, e di salvarle in un database criptato. Questo per effettuare tutte le vostre transazioni in modalità sicura. E poi passare per MyEther Wallet, che è uno dei wallet più utilizzati e famosi appunto per Ethereum. Secondo metodo per aggiungere più sicurezza ai vostri account e ai vostri wallet è quello di utilizzare una combo Dicewear e KeePass X. Cos'è Dicewear e cos'è KeePass X? KeePass X, l'ho già menzionato, è un programma open source che vi permette di salvare le vostre password in un database criptato e si può criptare, appunto, crittografare appunto o con una password o con una passphrase. Cos'è una passphrase? È una serie semplicemente di parole una dopo l'altra, un po' come il seed che vi viene generato dai vostri wallet. Qual è il problema però? Un computer non riuscirà mai a creare una password davvero random, perché comunque funziona tramite algoritmi. Allo stesso modo il nostro cervello, da esseri umani, non è in grado di simulare una vera randomizzazione, perché noi ragioniamo con dei pattern, quindi siamo soliti a creare delle password in base alle nostre esperienze passate, in base alle nostre conoscenze e in base a dei collegamenti tra una parola e l'altra. Dicewear, diciamo che è una lista di circa 7-8 mila parole, le più utilizzate in un vocabolario, ce ne sono tante lingue, c'è la lista in italiano, in inglese, in cinese, in quello che volete, e consiste semplicemente di prendere due dadi, o anche uno va bene, e di lanciarli. Questo permette di avere un numero casuale, realmente casuale, che va da 1 a 6. Dovreste semplicemente lanciare il dado 5 volte, individuare il numero all'interno della lista Dicewear e scegliere quella parola. Ovviamente più parole scegliete e più parole utilizzate per la vostra passphrase, e più sicuro sarà il vostro database o il vostro sito o qualunque cosa. Già con 8 parole avete una sicurezza non da poco, perché comunque c'è molta entropia, ci sono molti dati ed è difficile da decryptare o da fare un attacco brute force per una passphrase del genere. Però appunto più parole ci sono meglio è per voi, diciamo che è più un investimento per il futuro. Se incominciate adesso a prendere sul serio la vostra sicurezza prima dell'avvento di computer quantistici o di scale grafiche sempre più potenti, e più tempo avrete a disposizione nel futuro e più sicuri sarete nel futuro. Il terzo punto, che è molto importante e che molti purtroppo non prendono in considerazione, è l'autenticazione a due fattori, ovvero la 2FA. Ci sono 4 tipologie di autenticazione a due fattori attualmente utilizzabili. La prima è quella tramite SMS, ovvero inviate un bonifico bancario a un vostro conoscente, vi arriva l'SMS con il PIN oppure con un codice da inserire per confermare la transazione. Non è molto sicuro, primo perché potrebbero esserci delle app o dei virus all'interno del vostro cellulare che danno in mano a un possibile hacker il vostro codice, e anche perché negli anni si sono scoperte un sacco di vulnerabilità relative alla ricezione dei messaggi. La seconda e più utilizzata autenticazione a due fattori è l'App Authenticator o TOTP2FA, che per farla breve è Google Authenticator. Quanti voi lo usano?
Bene, ok, sono felice, qualcuno prende su sé la sicurezza. Io consiglierei, se vi può interessare, di utilizzare Authy, che è molto simile, se non identico a Google Authenticator, però in questo caso vi permette di fare un backup dei codici 2FA criptati su un database tramite una passphrase. Il terzo tipo di autenticazione a due fattori è la push-based 2FA, solitamente all'interno dei dispositivi iOS, mentre quella più sicura è la FIDO oppure le security keys che vi danno in banca, il portachiavi con il codice che utilizzate. Quarta cosa molto importante è la verifica degli hash dei file e delle firme digitali. Ogni file, ogni eseguibile ha, diciamo, per farla semplice, perché così tutti possono capirmi, cerco di non parlare linguaggio alieno in questo momento. Hanno un codice che l'identifica ed è un codice univoco. Voi potete verificare questo codice attraverso una serie di software, NewPG, che è quello, diciamo, è il principale. Se avete Windows potete utilizzare GPG for Win, mentre se avete macOS potete utilizzare GPG Tools. E ci sono una serie di guide online, a breve ne faremo una più completa riguardo alla verifica degli hash e delle firme digitali su Coiners.it, quindi se vi va potrete leggerla nelle prossime settimane. Bonus, dico bonus perché adesso incomincerò a dirvi come poter creare dei wallet sicuri e cercare di non incappare in errori. Innanzitutto, se decidete di creare un paper wallet, potete andare ad esempio su bitadres.org, che è quello più utilizzato per Bitcoin. Seconda cosa, andate offline. Una volta che caricate tutte le risorse di un sito web, voi potete utilizzarlo tranquillamente offline. Generate un paper wallet, stampatelo con una stampante offline, oppure con una sicurezza maggiore scrivete le chiavi su carta. Ultimo passo, eliminate la cache e tutti i file relativi. Questo perché? Perché, come ho detto prima, i dati rimangono in cache, sia sul computer che sulla stampante. Quindi, potenzialmente, qualcuno potrebbe impossessarvi di ciò che avete stampato dalla vostra stampante. Se è collegata su internet, è ancora peggio. Qua ho messo dei QR code, se qualcuno vuole far foto. Ancora meglio, appunto, sarebbe scaricare le repository ufficiali da GitHub. Tutti questi siti web sono open source, quindi Bitadres, Lightadres e MiterWallet. Generare il wallet offline e preferibilmente con una distro live come Tails, come menzionato prima. Quindi non so, lascio pochi secondi. Ok. Mentre se utilizzate un altro wallet, appunto, cercate sempre di acquistarlo dal produttore originale, verificate che ci sia sempre il sigillo di autenticità che è presente sia su Trezor, sia su Ledger Nano, sia su OpenDime, su tutti quelli più famosi. Per essere sicuri al 100%, apritelo. Online ci sono diverse guide su come verificare che il vostro hardware wallet non sia stato manomesso, ne abbiamo scritta una in italiano, la trovate sul nostro sito web. Adesso passo a questa parte della mia presentazione che mostra, anzi che spiega 10 modi in cui un hacker può rubarvi le vostre criptovalute. Innanzitutto, ho menzionato per primo Crypto Shuffler, che si è discusso molto negli ultimi mesi di questo virus qua ed è decisamente semplice ma allo stesso tempo malefico. Cosa fa questo virus? Quando si accorge che voi copiate un indirizzo Bitcoin, Litecoin, Ethereum o qualsiasi altro indirizzo, silenziosamente lo scambia con un indirizzo dell'hacker. Quindi voi senza accorgervi spedirete Bitcoin o altre criptovalute a un hacker. Quindi cercate di spendere 10 secondi in più per verificare che l'indirizzo sia quello giusto, perché io sinceramente preferirei spendere 10 secondi in più nella mia vita piuttosto che avere 10 bitcoin in meno, soprattutto oggi visto il loro valore. Seconda cosa, app mobile modificate. Negli ultimi mesi sono uscite un sacco di app come Poloniex, che non sono app, diciamo, dei produttori originali, ma sono app fasulle, volte solamente a rubarvi i dati di login. Se avete l'autenticazione a due fattori, ovviamente, anche se doveste per sbaglio scaricare una di queste app, avete comunque una sicurezza in più. Bene,
Bot su Slack e Telegram, stanno uscendo un sacco di bot che magari vi danno suggerimenti o messaggi relativi alla sicurezza dei vostri account e su come proteggerli. Evitateli, bloccateli, segnalateli perché sono ovviamente, dico ovviamente, ma molte volte non è così, dei bot che vi rubano solamente i dati. Estensioni del browser, anche qua verificate sempre che estensioni utilizzate, cosa scaricate da chi e se siete programmatori oppure no, cercate di almeno dare una piccola letta al codice e vedere le ultime modifiche. Siti web clonati, mi viene in mente l'SEO di Moneta. È stato clonato il sito web di Moneta il giorno del lancio e un sacco di Ethereum sono finiti negli indirizzi sbagliati, nei wallet sbagliati. Quindi anche qua, sempre attenti agli indirizzi, solitamente vengono comprati ed utilizzati degli indirizzi con piccolissime differenze di parole rispetto a quelli originali. Quindi fate sempre un check e controllate magari anche il certificato del sito web. Ovvero quando voi vedete l'URL sul vostro browser, accanto dovrebbe esserci un'icona verde con un lucchetto, cliccateci e vedete cosa c'è scritto dentro. Pubblicità e SEO, pubblicità Google Advertising, SEO, ottimizzazione motore di ricerca. Cosa fanno gli hacker che hanno un po' più di competenze lato marketing? Comprano dei siti web e fanno pubblicità per scavalcare i siti web originali dell'SEO oppure di altri siti web. Quindi anche qua prestate sempre attenzione a chi cerca di propinarvi qualcosa, verificate sempre il dominio, verificate chi c'è dietro. Anche qua potete verificare solo l'URL, potete verificare l'URL e il certificato. Se siete paranoici, controllate sempre Wiz, ovvero chi ha registrato quel dominio, nome, cognome, società, quando, come, dove. Profili e pagine social. Cercate di seguire sempre, sempre, sempre i profili originali che trovate solitamente nel footer, ovvero nella parte bassa dei siti web. Evitate di affidarvi inoltre agli algoritmi di raccomandazione dei social perché molte volte potrebbero indirizzarvi a mettere mi piace o un follow a dei profili falsi. Mobile SMS 2FA, evitatelo, ho già spiegato prima perché. Email phishing, nonostante siano 15 anni che riceviamo email da milionari in Sudafrica, molte volte la gente comunque continua a inviarci soldi o cliccare in link sbagliati. E mi raccomando, la maggior parte delle volte le mail sembrano veritiere perché hanno la stessa grafica, lo stesso nome, lo stesso indirizzo del mittente, però sono comunque destinate a, cioè sono mail utilizzate solo per rubarvi i dati. Wi-Fi hacking. Se qualcuno si occupa di sicurezza o sta attento e si informa sempre su questi temi, circa 3-4 mesi fa è stato hackerato il protocollo VPA dei router, ovvero tutti i router wifi potenzialmente adesso sono hackerabili e chiunque potrebbe leggere i vostri dati e appunto fare un attacco man in the middle, ovvero mettersi tra il vostro device e il router. Anche qua, purtroppo per quest'ultimo punto non ci sono molte possibilità per difendersi, l'unica possibilità è quella di rompere le scatole ai produttori di router per aggiornare il router stesso. Altre cose da tenere a mente, appunto, Wi-Fi, quindi HTTP è il nome dell'attacco che ho appena menzionato, utilizzate sempre HTTPS, quindi cercate di affidarvi a siti web che permettono solamente soprattutto nelle fasi di login il protocollo HTTPS. Se questi siti web non lo permettono, potete scaricare l'estensione HTTPS Everywhere che è della EFF, Electronic Frontend Foundation, che vi permette appunto di aggiungere un livello di sicurezza maggiore se il sito web o il server non permette HTTPS di default. Aggiornare i driver. Molti non lo fanno, è una cosa molto importante, ci sono diverse utility che vi permettono di aggiornare i driver su Windows, mentre su Linux si può fare semplicemente da terminale. Aggiornate i programmi e se volete utilizzate Kryptonite, che è un'estensione per Chrome, Firefox e forse anche per altri browser, adesso non so, che è dello stesso team di MetaMask, che è uno dei team di programmatori più importanti del settore delle criptovalute.
Kryptonite è un'estensione appunto che verifica che il sito web in cui vi trovate in quell'esatto momento sia originale e non sia un sito web falso, diciamo, che si spaccia per un altro sito web. SMS ed email phishing, le ho menzionate prima. E adesso appunto volevo elencare un po' di numeri giusto per capire la gravità della situazione in cui stiamo vivendo adesso. Visto il continuo successo e la continua crescita delle criptovalute, sempre più hacker stanno cercando di inserirsi in questo settore e di rubare dati e criptovalute. Giusto una carrellata di numeri che per me sono abbastanza importanti e sono solamente di Kaspersky, non sono di tutti gli antivirus al mondo, di tutte le compagnie al mondo, ed è solamente di questi ultimi 3 mesi del 2017. Quindi quasi 20.000 mobile banking trojans, ovvero trojan per i mobile, ransomware trojans, sempre per i mobile, ovvero quei programmi che vi criptano il vostro telefono e per sbloccare, per avere i vostri file dovete pagare in Bitcoin, 186.000 ransomware desktop. Se qualcuno di voi è un'azienda, spero che non vi sia capitato, a diversi miei conoscenti è capitato di prendere un ransomware. Fortunatamente siamo riusciti a decrittare i file e a ripossessarsi della chiave privata. Molte volte non è così. In tutti i casi evitate di finanziare questi hacker qua, perché nel 90% dei casi non riavrete più nulla, ok? Quindi non dategli nulla, perché non ne vale la pena. Anzi, continuate a finanziare questo mercato. 204.000 computer infettate da banking malware. Ovvero solo per i siti web di banking, per rubare soldi. 1.600.000 installazioni di app mobile contenenti malware, 72 milioni di URL unici contenenti malware e 277 milioni di malware online complessivamente negli ultimi 3 mesi del 2017. Questa è una mappa che mostra delle ultime 24 ore, è aggiornata il 14 dicembre, le infezioni in tutto il mondo. Certo, non siamo messi proprio male, però anche noi siamo abbastanza attaccati. E una cosa molto interessante è questa qua, Trojan JavaScript Miner. Ultimamente stanno uscendo un sacco di miner invisibili sui siti web che sfruttano le vostre risorse del computer per minare Bitcoin, anzi per minare Monero, che è una criptovaluta basata principalmente sul mining tramite CPU. Come? Scusa, non ho capito. Ah, sì, CoinHive, esatto. CoinHive è un servizio appunto che permette di utilizzare un JavaScript miner. Non è una novità, esistono da sempre. Solo che appunto tramite CoinHive il tutto è diventato più user friendly. A questo proposito ci terrei a dire che comunque io non vedo il fatto del JavaScript mining una cosa sbagliata, perché potrebbe essere veramente una rivoluzione nel mondo dell'advertising e soprattutto per i webmaster. Potrebbe essere un modo per farsi supportare dai propri utenti. Ad esempio, noi su Coiners.it l'avevamo attivato, non era assolutamente una cosa invisibile, anzi, spiegavamo per filo per segno cosa stava succedendo e davamo l'opzione di attivare il miner manualmente, non partiva nulla in automatico. Però comunque i produttori di antivirus hanno segnalato tutti i miner a prescindere dei virus e l'abbiamo dovuto togliere. A mio parere potrebbe essere veramente la rivoluzione dell'advertising online, perché permette nuove forme di monetizzazione per i webmaster, o addirittura anche per chi offre contenuti premium. Immaginiamo ad esempio Netflix, che ci permette di utilizzare le nostre risorse del computer o della smart TV o di qualsiasi device che utilizziamo per guardare i nostri film e serie TV preferite. Magari noi per risparmiare sull'abbonamento potremmo dare in pasto le risorse dei nostri device, o anche Sky, qualsiasi servizio premium può essere utilizzato in questo modo. Cosa aspettarsi nel 2018? Oggi le criptovalute non sono dedicate esclusivamente a geek ed informatici, stanno infatti espandendosi al di fuori del settore IT. Allo stesso tempo diventano un target per gli hacker. Il 2018 sarà caratterizzato da un rapido aumento di web miners ed altro. Scopriamolo assieme. Ci sarà un aumento in percentuale degli attacchi ransomware che obbligheranno gli utenti ad acquistare criptovalute, aumenteranno gli attacchi di mining soprattutto verso le grosse aziende che possiedono un'elevata capacità computazionale. Verrà creata la figura degli insider miners, ovvero delle persone che di nascosto utilizzeranno le risorse aziendali per minare. Web mining, scritte invisibili, aumento delle fake ICO,
attacchi mobile e Internet of Things in the mining, ovvero il mining basato su tutti quei device che vedremo, che vediamo già ora e che vedremo sempre di più nel futuro. Ad esempio il frigo web, il frigo che è collegato ad internet, stampanti, macchine, può esserci un po' di tutto. E vorrei finire questa presentazione appunto facendovi vedere che ogni giorno si scoprono nuove vulnerabilità sui software che utilizziamo. Ops. Questo qua è il messaggio che è venuto fuori su Electrum Litecoin, ovvero il client utilizzato per Electrum. Un hacker era riuscito a scambiare il file originale con un file modificato. Se la gente avesse verificato le firme digitali, ciò non sarebbe successo, cioè nessuno avrebbe scaricato qualcosa di modificato. Questa è nuova, fresca, 15 dicembre, una vulnerabilità su Chromium di Mist. Anche questa è fresca, del 7 dicembre, NiceHash hanno rubato 60 milioni di dollari, quindi cercate di, come ha detto prima SpeedChain, cercate di tenere sui siti di trading solo le criptovalute che utilizzate nel breve termine, non lasciate grosse somme. E questa è più una curiosità, quanti di voi utilizzano CCleaner? Ok. Controllate che di non aver installato questa versione, perché era presente un RAT e non si può togliere se non formattando il computer, quindi state molto attenti e questo dimostra appunto che nonostante ci siano programmi che noi riteniamo sicuri, CCleaner è fatto dalla Piriform, che è stata acquistata da Avast, che è forse il secondo o terzo antivirus più usato al mondo. Comunque sono comunque vulnerabili. Qua ho voluto un attimo fare ringraziare e mostrare appunto dove ho tirato fuori tutti questi dati, quindi dal nostro sito Kaspersky, Medium, Steemit, CoinMarketCap, Fortune e BitControl. E Simone, potresti cliccare. Voglio appunto finire questa presentazione mostrandovi una mappa in tempo reale di ciò che sta accadendo intorno a noi in questo momento. Questi sono gli attacchi informatici in tempo reale che Kaspersky sta individuando, da dove partono e dove arrivano, e ci sono tutti i numeri in tempo reale, dubito che si vedano, però sono tanti, ve lo posso assicurare. E niente, questo è una breve presentazione di ciò, cioè della sicurezza legata alle criptovalute. Ci vorrebbero ore ed ore ed ore per spiegare tutto molto bene. Io ho avuto questi minuti qua, ringrazio comunque ancora SpeedChain per la disponibilità e volevo annunciare comunque che, vista la richiesta, noi di Coiners pensavamo di avviare un corso sulla sicurezza legata alle criptovalute, quindi se qualcuno è interessato, dopo comunque può trovarmi qua fuori, possiamo farci una chiacchierata e vi ricordo che ci trovate su Facebook, Twitter e abbiamo anche un gruppo Telegram, Coiners.it. E vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto con il mio collega Simone.